Oggi torniamo a parlare di Elon Musk, che è stata una figura piuttosto ricorrente in questo canale. Il motivo per cui non ne ho più parlato è semplicemente dalla quantità di notizie che gira attorno a lui, ci potrei addirittura fare un canale dedicato. Tuttavia, oggi mi trovo a parlare nuovamente di Elon Musk perché ha mosso delle accuse contro Microsoft utilizzando Twitter, che potrebbero, a suo dire, finire addirittura in tribunale. E quale sarà mai il problema? Microsoft gestisce una piattaforma pubblicitaria chiamata Microsoft Advertising, dedicata ai social network, che permette agli inserzionisti di mettere annunci pubblicitari su diverse piattaforme, tra cui Facebook, Instagram, LinkedIn e anche Twitter. Tuttavia, dal 25 aprile, quindi tra qualche giorno, Microsoft toglierà il supporto della loro piattaforma di promozione pubblicitaria per Twitter. Perché? Lo vediamo dopo la sigla. You can They did that. Free software. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di un crescendo di problemi che stanno nascendo tra Elon Musk e Microsoft. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con tutti i contenuti e i video che porto su questo canale. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa sta succedendo fra Elon Musk e Microsoft. Dunque, il motivo per cui Microsoft toglierà il supporto a Twitter per la loro piattaforma di promozione pubblicitaria sta nel fatto che Twitter ha deciso di applicare delle tariffe per l'utilizzo delle loro API, che tra l'altro non sono manco così economiche, perché vanno da 42.000 fino a $210.000. So soldi! Microsoft non vuole pagare e dice, sai che c'è? Puppa, non pubblicizzo su Twitter. E cosa avrà mai risposto il nostro eclettico imprenditore? In un tweet, Elon Musk ha accusato Microsoft di aver addestrato ChatGPT utilizzando illegalmente dati presi da Twitter e che, per questo motivo, addirittura vorrebbe far causa al colosso di Redmond. Non si sa se effettivamente Elon Musk passerà dalle parole ai fatti. Tuttavia, fatto sta che al momento non sembrano esserci prove di quanto detto da Elon Musk. E nel frattempo, Elon Musk sta lavorando a TruthGPT per contrastare ChatGPT, che sarebbe un'intelligenza artificiale più trasparente e che, a suo dire, sarà in grado di capire la natura dell'universo. Benissimo pinguini, se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo vi terrò aggiornati, ma prima di concludere, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e commentate qui sotto. Inoltre vi rimando agli altri video che porto su questo canale, che spero che saranno di vostro gradimento, e quindi grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilu.